Tra il 20 luglio e il 7 novembre del 1936, in Spagna e specificamente a Madrid, furono trucidati 12 redentoristi. Rientravano questi morti tra i tanti, tra le tante uccisioni della guerra civile, della cosiddetta guerra civile spagnola. E si tratta di personaggi particolari, come tanti, sono stati migliaia i morti tra sacerdoti, religiosi, vescovi, laici, persone ammazzate senza processo, in modo sommario, solo perché cattolici, solo perché credenti. La Chiesa, nel definirli martiri o nel dichiararli tali, intende ricordarci sempre una cosa, che avere fede significa vivere la vita fino in fondo e vivere una vita in comunione con Cristo, affinché possiamo vivere sulla sua scia, a suo seguito, ciò che lui stesso è stato per noi, uno che ha avuto il coraggio di donare se stesso, come dice San Paolo, fino alla morte e alla morte di croce. Chi sono state queste persone? Credo che una delle definizioni più belle la dà proprio il fondatore dei Redentoristi, Sant'Alfonso, nella sua opera Vittoria dei Martiri. E questo testo è stato preso all'inizio e messo all'inizio del decreto pontificio sull'eroicità, cioè sul martirio di questi 12 Redentoristi. Dice Sant'Alfonso: dal considerare i grandi esempi di virtù che diedero i santi martiri nel tempo del loro martirio, si impara inoltre a confidare in Dio, ad affezionarci sempre più alla nostra fede, poiché nella costanza dei martiri e nel dar loro la forza di superare con tanto coraggio e giubilo i tormenti e la morte, riluce mirabilmente la potenza di Dio. Chi sono stati? Non vi faccio l'elenco, lo vedrete dalle immagini sovrapposte a quello che io dico. Chi sono state queste 12 persone? Erano 12, 6 sacerdoti e 6 fratelli coadiutori, provenienti da due comunità, quella del Santuario del Perpetuo Soccorso e quella di San Miguel. Furono presi, praticamente, diciamo, individuati, perché con l'inizio della guerra civile, il 17-18 luglio, i nostri confratelli furono costretti ad abbandonare il 20 luglio seguente le comunità dopo l'ultima celebrazione comunitaria e tentarono di ripararsi, praticamente più che nascondersi, di evitare di farsi trovare. Ma c'è una cosa che li accomuna: hanno tutti avuto il coraggio alla fine, quando sono stati presi, di testimoniare che quello che erano, religiosi, missionari redentoristi, persone che credevano in Cristo. Alcuni nel morire hanno avuto anche il tempo di gridare «Viva Cristo Re!», quasi a dire «Io continuo a credere nonostante tu mi togli ciò che è fondamentale, ciò che è un dono di Dio, la vita». Ma consideriamo una cosa: il martirio è l'ultimo atto di una vita. Chi sono stati prima queste persone? Sono state persone come tanti. Hanno avuto i loro problemi, hanno avuto le loro difficoltà, le loro sofferenze, hanno fatto un percorso di vita, hanno affrontato quelle che sono state le difficoltà anche di crescita per vivere pienamente non solo la vita consacrata, ma soprattutto la realtà missionaria. Ed è proprio in questo che noi individuiamo la specifica di questi 12 redentoristi. Non tutti hanno potuto predicare, soprattutto i fratelli coadiutori, ma hanno offerto la loro disponibilità piena, hanno messo a frutto i loro talenti nel collaborare con quelli che predicavano, con quelli che insegnavano, con i sacerdoti che governavano la provincia religiosa spagnola. Lo hanno fatto con generosità, lo hanno fatto con tanta carità l'uno verso l'altro, ed è una cosa che, diciamo, fa pensare soprattutto nel mondo di oggi.
Ci sono due confratelli molto interessanti, uno ormai anziano, quasi cieco, che non ce la faceva a vivere praticamente, a sussistere da solo, un fratello laico come l'altro, come questo confratello cieco, non lo ha abbandonato ed ha vissuto il martirio con lui pur di non lasciarlo solo. Questo fratello era molto giovane e lo ha accompagnato nel riparo da quelli che erano i marxisti che volevano a tutti i costi ammazzarli. Un gesto di dono di vita, ma anche un gesto che ci dice quanto è importante sentire l'altro come propria carne, sentirlo come fratello, sentirlo come prossimo. E questo lo hanno fatto. E si tratta non di sacerdoti, ma di consacrati che offrivano il loro servizio nella comunità. All'epoca, affinché i sacerdoti potessero liberamente prepararsi per la predicazione o per i vari uffici sacerdotali che gli competevano. C'è un'altra cosa che bisogna considerare. Non tutti erano dei geni, delle grandi menti. Alcuni hanno avuto difficoltà negli studi, altri hanno avuto difficoltà nell'apprendere quello che c'era da fare. Però ce l'hanno fatta, con tenacia, sì, ma soprattutto con tanta fiducia che quella era la loro vocazione. C'è stata una chiarezza di base, quindi, che gli ha permesso di andare avanti nonostante tutto. Cristo li chiamava a vivere in quello stato di vita e quando loro hanno capito che era una certezza, non hanno desistito, non sono tornati indietro, sono andati avanti fino alla fine, fino alla morte. Cos'è la missionarietà, considerando questi 12 martiri? Vedete, essere missionari significa fare una scelta di fondo, che io continuerò fino a che avrò vita ad annunciare Cristo, a parlare di Lui, a farlo conoscere agli altri. Queste persone lo hanno fatto addirittura nei momenti peggiori, quando erano nascosti, quando si sono ritrovati in carcere. Hanno continuato la loro azione missionaria con i carcerati che vivevano la stessa situazione e che stavano per affrontare la morte, a dare coraggio, a dare speranza, ma non solo, a dargli la prospettiva di una vita nell'aldilà con Dio, ma a dare un senso a quello che c'era stato prima, a tutto un percorso di vita, perché la morte di un martire dà il senso a tutta la vita di questo martire. Non si può arrivare al martirio se non c'è stato un esercizio delle virtù e delle virtù cristiane. Non si può arrivare al martirio, ed è quello che ha detto Sant'Alfonso. Se la potenza di Dio dentro di noi non si è fatta storia, non è diventato fatto, non si è espressa nella quotidianità e soprattutto non si è espressa con gli altri. L'amore al prossimo non è tanto un aspetto, come a me piace dire, di espressione dolce a livello morfologico del volto, ma è soprattutto un'attenzione vera di quello che l'altro è. Non è compiacere l'altro, ma è preoccuparsi di ciò che è buono per l'altro, di ciò che è giusto, per crescere insieme, per condividere insieme quello che sono le possibilità che Dio ci ha dato, la sua forza, la sua energia, il suo coraggio. Questi hanno fatto questi confratelli. Hanno condiviso. Noi redentoristi viviamo la comunità apostolica, dove non è detto che siamo sempre in una situazione di annuncio esplicito. A volte l'annuncio va dato ai confratelli che abbiamo accanto, senza per forza fare i professori, i maestri nei confronti degli altri, di chi, le persone con cui viviamo, ma con una testimonianza di quello che oggi si dice comunemente solidarietà, che non è niente altro che la condivisione, o quello che viene chiamato servizio, che è la stessa cosa, perché nessuno è servo di un altro, solo uno si è fatto tale ed è stato Cristo. Ma ognuno di noi cerca di conservare la propria identità e con questa identità consapevole, matura, noi andiamo all'altro per dargli ciò che di meglio abbiamo, per cercare di carpire anche dall'altro, aiutarlo a mettere fuori ciò che ha di meglio, le sue capacità, così da poter diventare insieme, e qui questo significa
comunione, questo significa comunità, questo significa fare chiesa per mettere insieme le nostre possibilità e diventare per altre possibilità. Il martirio di queste persone ci insegna tutto questo. Ci insegna che senza una vera comunione con Cristo non si può guardare l'altro come fratello. Senza lasciare che Cristo ci diventi dentro di noi quel prossimo che noi desideriamo come aiuto, noi non diventeremo mai aiuto per l'altro e non daremo mai quella testimonianza che queste 12 persone hanno avuto il coraggio di dare. Sono stati presi con violenza, dalla sera alla mattina, portati fuori, a volte ammazzati lungo il ciglio di una strada, di alcuni non si è trovato neanche il cadavere, altri sono stati prima trucidati e poi fucilati. È terribile. Forse se noi ci pensiamo, ce lo figuriamo come in un film dell'orrore, ci viene paura, ci viene lo spavento, ci viene il timore, il panico, con la domanda chissà se noi avremmo avuto il coraggio di non rinnegare Cristo. Ecco qui è quello che dice Sant'Alfonso, qui interviene la potenza di Dio. Dio che non ci abbandona perché lo conosciamo e Lui ci conosce perché ha trovato spazio e noi gli abbiamo lasciato spazio, perché noi l'abbiamo fatto diventare questa parola che con la nostra carne, con la nostra vita, diventa ancora una volta storia di salvezza e di redenzione. Missionarietà significa questo. Fare missionari significa diventare annunciatori espliciti della parola, ma con le parole e con le opere. Opera che non sempre significa dare, molte volte solo significa solo essere presente nella vita dell'altro, pur se in modo silenzioso, ma presente come fratello, come amico, come colui che ascolta, come colui che comprende, come colui che, come Dio, usa la misericordia del perdono. Noi viviamo questa beatificazione con questo anelito, con questa speranza. Poter imitare, non tanto imitare quello che hanno fatto, imitare questo spirito, imitare questo senso profondo di adesione a Cristo e alla Chiesa, questa accettazione di diventare sua parola che oggi diventa annuncio redentivo per gli altri. E preghiamo affinché questi 12 martiri, queste 12 persone continuino ad essere per noi segno di una missione che aiuta chi incontriamo ogni giorno sul nostro cammino.